È cominciato stamattina a Palazzo Reale l'incontro dell'UNESCO in collaborazione con il Comune di Napoli e i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Cultura. 3 giorni con 194 rappresentanti ed esperti degli Stati membri dell'UNESCO che approfondiranno le riflessioni sul patrimonio culturale materiale e immateriale, con grande attenzione sul tema della sostenibilità e sulle relazioni tra cultura e natura. Un'occasione anche per mettere in luce la bellezza del centro storico di Napoli, patrimonio UNESCO dal 1995, al centro di sfide e opportunità legate alla conservazione, alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio culturale. Napoli rappresenta la sintesi fisica di quello che è lo spirito di questa conferenza, che vuole valorizzare questa integrazione forte tra patrimonio materiale e patrimonio immateriale e anche sulla funzione del patrimonio culturale come grande strumento di integrazione sociale e di relazione internazionale. Io credo che mai come in questa occasione la scelta di Napoli sia stata una scelta felice e ribadisce il ruolo di Napoli come grande capitale globale della cultura, ma anche come straordinario luogo di integrazione interculturale e multiculturale.